Sono venuto a far funghi, tra l'altro giocandomi purtroppo il mio bastone, vedete che è completamente sfasciato, e volevo far vedere una cosa, guardate le russole. Le russole sono molto simili ai porcini, però vi faccio vedere una differenza che vi permette di non confondervi. Hanno le lamelle, i porcini hanno i pori. Se sentite sotto le lamelle, non andate assolutamente a raccoglierle perché è inutile, rovinate il bosco, non rovinate soltanto il fungo in sé. Quindi non fate cazzate. Se vedete, lasciate stare, è buona. Ok? Mi raccomando, sta cosa è importante. Tra l'altro qui è pieno di russole, porcini, non solo non ho visto porcini, ma non ho visto assolutamente altri funghi oltre le russole e francamente sono anche in una zona molto pericolosa, ripeto, un posto che non conoscevo e che molto probabilmente non mi vedrà più mai più mettere piede perché è terribile, è veramente brutto. Quindi niente, ragazzi, adesso cambierò posto e ci riprenderemo la linea. Ecco, ragazzi, questi sono due porcini, anche molto belli. Non sono sicuramente di stamattina, ma vale la pena. Forse siamo in un punto buono, vediamo. Sì, sono tornato e sono distrutto. Volevo farvi vedere il raccolto di oggi. Vedete? Ci sono porcini, che sono questi qua. Sono abbastanza scuri perché sono quelli dei pini. E poi anche però, come potete vedere, qualche finferlo che sono questi qua, chiamati anche cantarelli o gallinaccio. Sono molto buoni, soprattutto nel risotto o anche fritti, anche quelli. Insomma, direi che è una buonissima raccolta e sono molto soddisfatto perché è raro, se, per quanto mi riguarda. Peccato che ne ho trovati qualcuno già andato e questo purtroppo mi dispiace perché però sporano e quindi probabilmente si riempirà le prossime volte. Ciao ragazzi.